Cari amici, buongiorno, bentrovati a Canale 3, bentrovati nel nostro angolo consueto della cultura, parliamo di libri anche oggi e abbiamo due ospiti. E abbiamo una accoppiata un po' insolita perché abbiamo Siena e Firenze, quindi non ci facciamo mancare davvero nulla. E inizieremo con Checco, Francesco Vannoni, che a Siena molti conoscono per la sua grandissima attività di sonettista. E che ci parlerà dei suoi libri, e poi parleremo con Francesca Tofanari, autrice fiorentina di alcune pubblicazioni. Ne parleremo delle tre che abbiamo qua, in particolar modo dell'ultima che ha pubblicato recentemente. Cominciamo subito da Francesco, da Checco. Allora, Checco, cominciamo alle domande difficili. Ma perché nel 2022 si deve scrivere sonetti? Questa è effettivamente una domanda difficile alla quale proverò a dare una risposta facile, La caro dai Lua. prima? La risposta o no? No. Per passione, naturalmente, e perché la poesia, e specialmente quella in vernacolo, che è diciamo la mia cifra poetica, secondo me ha anche nel 2022 qualcosa da dire. Ecco, se prendi spessissimo spunto da cose che ti capitano intorno o da cose che vedi che succedono nel mondo o anche da cose che capitano agli amici, perché insomma frequentemente mandi sonetti di auguri per i compleanni che penso tutti avranno attaccato in casa perché sono carinissimi e sono io ne ho almeno due o tre, ce l'ho anche io, quindi è una cosa che conservo con piacere. Sei un po' come il Giannelli del sonetto, in qualche modo. Emilio Giannelli, lo ricordiamo, grande autore di vignette per il Corriere della Sera, Sì, senese. e tra l'altro, ecco, citando Emilio, un ricordo doveroso va anche a Ghigo, a Enrico Giannelli, fratello di Emilio, grande poeta e grande autore di sonetti, che sicuramente è stato uno dei maggiori maestri di tutti noi. Ecco, ma Ecco. il tuo mentore chi è stato? Beh, il mentore è stato sicuramente Francesco Burroni. Qua un paio di settimane fa ho ospite, Sì, naturalmente. grande autore Grande anche anche nel lui senso dei d'altezza, sonetti. perché un Sì, metro e anche novanta in circa. senso d'altezza. Grande amico, naturalmente, non solo per la comune appartenenza con Tranaiola, ma anche per la passione appunto verso la poesia che posso dire mi ha trasmesso e mi ha insegnato, mi ha trasmesso e nella quale continua a seguirmi, insomma, ecco. Senti, qui c'è un po' una carrellata di libri che ti hai pubblicato, insomma, sono tanti, cioè, pensiamo a quanti sonetti c'è qua dentro. Io non l'ho contati, dico la verità, non so se te hai mai avuto modo di contarli tutti, però qui si parte appunto da Così non si perde il verso, tanto per fare poesia e se fossi Checco, dove, e poi arriviamo all'ultimo, che poi dell'ultimo ne parliamo nella parte successiva della trasmissione. E tra l'altro, ma senti Luca, diciamo che in ogni raccolta ce n'è almeno un centinaio e sono praticamente una parte, cioè una selezione fatta del. Poi tra l'altro c'è anche la raccolta Sonetti nei cassetti, che fu la Sì. seconda praticamente dopo tanto per fa poesia, e lì ce n'è, mi sembra, 110, non so. Ecco, diciamo che pubblicati i sonetti potrebbero essere circa 400, scritti, lasciati in qualche angolo di casa. E però Magari ritirati fuori potrebbero essere almeno il doppio. ecco, quindi è una cosa abbastanza Sì. importante. Ecco, in tutti i tuoi ci sono delle prefazioni che sono anche illustri. Per esempio, abbiamo, vabbè, qui tanto per fare poesia abbiamo la prefazione di Francesco Burroni, di cui si parlava prima. Manca quell'altro, Sonetti nei Sonetti nei cassetti, cassetti, di cui dove c'è la la prefazione. prefazione
era di Duccio Balestraci, il professor Duccio Balestraci. E poi abbiamo Così non si perde il verso, con la prefazione di Alessandro Fo. Sì, sì, esatto. Con la prefazione di Mauro Civai. Sì. Sono tutti. E no, ti ringrazio di aver. Tutti senesi, no, perché Alessandro, no, Alessandro Fo non è senese, anche se ormai è naturalizzato, è stato ospite anche qui da noi. Io ti ringrazio di averli tutti citati, perché sicuramente, insomma, ecco, sono state collaborazioni che hanno impreziosito le mie pagine e per le quali devo dirti sono onoratissimo e ringrazio tutti davvero questi grandi amici che hanno voluto prestare la loro penna per le mie pagine. Ecco, qui c'è anche una postfazione di Francesco Ricci, non l'avevamo citato, ma sì, citiamo Francesco, che è persona ovviamente estremamente amante della letteratura genere. Sì, tra l'altro tra le postfazioni mi piace ricordare anche quella di Arianna Falchi in Così non si perde il verso, perché lei, che è una bravissima giornalista e soprattutto ha una cifra davvero particolare, scrive prosa in vernacolo, anche prosa in vernacolo, non solo naturalmente in vernacolo, ha una bellissima prosa e nella prefazione di Così non si perde il verso ha fatto parlare il sonetto, cioè ha immaginato una lettera che il sonetto, come forma poetica, scriveva a me. Quindi ecco, è stata una forma molto curiosa. C'è un sonetto a cui sei particolarmente affezionato? Questa su 400 esatto, questa, sono tutti figli in qualche modo, no? Sì, sì, esatto, questa è davvero una domanda difficile, però se proprio ne devo scegliere uno, cito senz'altro il sonetto che è pubblicato proprio nel Si fosse Checco, dedicato a Cesare Olmastroni, carissimo amico e pittore senese scomparso qualche anno fa, autore anche di Due drappelloni. Nel capitolo conclusivo di Si fosse Checco ci sono alcuni sonetti dedicati a Cesare Olmastroni e quello che ho scritto proprio mentre il libro era in bozza, mentre correggevo le bozze del libro e immaginavo che Cesare mi guardasse da lassù, devo dire che è un sonetto al quale sono particolarmente legato e al quale ripenso anche molto spesso quando la mente mi torna alla figura di Cesare, al quale ero molto legato. Sì. Eccezionale e meravigliosa, di grande umanità. È stato un collaboratore del Comune di Siena per quanto riguarda le decorazioni. Assolutamente. Il suo bellissimo trompe-l'oeil nella sala. Sì, grande. Cesare è stato veramente un dono prezioso, non solo per quanto riguarda le sue capacità professionali e artistiche, ma anche per la sua umanità e per la sua sensibilità. Senti, ma quindi durante il lockdown che ha fatto? Ha scritto oramai, parliamo del passato, facciamo finta che sia finito perché ormai non se ne può veramente più. Allora, durante il lockdown ho scritto anche. Poi la faccio anche a te questa domanda. ho scritto anche diversi sonetti e poi ho scritto la Commedia senese. Quella se ne parla dopo. Appunto, infatti approfondiremo dopo il discorso. Dopo. Ho scritto e devo dire che la poesia è stata quella che mi ha salvato, perché in certi momenti davvero ho vissuto, insomma, delle esperienze non semplici. Fortunatamente la poesia e la poesia in vernacolo
Devo dire, insomma, mi ha aiutato tanto, è stata la mia ancora di salvezza. Beh, quindi la poesia Indubbiamente. aiuta ad andare avanti in tutte le situazioni anche difficili. Senti, Assolutamente. te ovviamente pubblichi tanto su Facebook e i social che sono una benedizione barra maledizione dei nostri tempi. Sì. Ha trovato qualcuno che non è d'accordo con quello che scrivi nei sonetti? C'è qualcuno che siccome i social sono chiaramente una fonte di discussione anche sul nulla, perché alla fine basta che uno scriva una cosa anche in maniera soft, divergente dal pensiero di un altro, rischia di venire accusato, anzi, come dico io spesso scherzosamente, al terzo rigo offendono la mamma, perché Certo, purtroppo la cifra dei social è questa. Ecco, sul sonetto la gente che ha fatto? Hanno accettato tutti? O c'è stato anche qualcuno che si è scatenato dicendo: ma che vo' da noi con queste. allora, diciamo, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, naturalmente, però, in media, qualcuno, anzi più di qualcuno, ha commentato in modo divergente, magari rispetto a quello che io dicevo nel sonetto, però spesso hanno accettato, se non altro perché hanno trovato curiosa la forma del sonetto, la forma con la quale esponevo una certa opinione, un certo punto di vista, sul quale magari potevano essere in disaccordo, però dicevano: vabbè, non la penso come te. Però il modo nel quale hai esposto il tuo pensiero mi piace o comunque mi Quasi incuriosisce. Inter Esatto. quindi non la penso per te, ma col sonetto ti consento di dirlo in qualche modo. Quindi Esatto. diciamo diventa una formula di mediazione in qualche maniera. Forse, come dire, il sonetto e la poesia offrono quella leggerezza, perlomeno in certi temi, in certe situazioni, che a volte, diciamo, si stempera anche opinioni divergenti, come è naturale ci sia, insomma. Senti, allora, poi parleremo, dopo questi sonetti, parleremo della Commedia Senese. Io direi di fare un piccolo stacco pubblicitario in questo momento e passiamo poi a Francesca e poi dopo ritorniamo da te a parlare della Commedia Senese. Di nuovo con voi amici, parliamo ancora di cultura. Dopo Checco, con cui abbiamo parlato di sonetti, passiamo a Francesca. Francesca Eccomi. Tofanari. Allora, Salve. a Siena non è conosciuta molto a Firenze perché Ah, non lo so, magari sono conosciuta in tutta è Italia. tutta Italia. A Firenze è un'autrice Scherzo. molto attiva e molto agitata, Agitata? Non lo in so. positivo. Sì, perché un po' così, un po' nervosa. Al suo attivo diverse pubblicazioni, qualcosa qui manca. Qui abbiamo, oggi parleremo nella seconda parte, nella maniera specifica, di un giallo leggero, non è proprio un giallo vivo. Poi ha scritto altri gialli, ha scritto delle storie ambientate in una Firenze che non c'è più in qualche modo, giusto? Sì. E poi ne parliamo. Però mi dicevi prima che qui ci sono due cose che mancano. Una è un libro sulle chiese di Firenze. Sì, allora io prima di scrivere questo giallo che abbiamo fatto insieme, che è buffo, effettivamente è buffo, ho fatto anche cose un po' più serie e ho scritto dei saggi su Firenze. Il primo è sulle chiese, ma se posso raccontarti un Certo. piccolo aneddoto di come è nato questo libro, perché io scrivo sul Corriere Fiorentino. Sono diventata giornalista da grande, dico sempre la mia seconda vita, perché prima facevo l'avvocato, però è sempre stata la mia passione scrivere e diventare giornalista. Quando sono entrata al Corriere Fiorentino, dopo un anno circa che ero lì, mi chiamano e fanno: ti piacerebbe avere una rubrica tua? Mi è sembrata una cosa pazzesca, caspita, una rubrica mia. Sulle Certamente. messe. Ah, ecco, ho capito. Tema Che vuol dire? Non difficile. era tanto il tema difficile, era questo, che ogni domenica, da ottobre a luglio, io sono andata alla messa in una chiesa diversa. Che sceglievo io? La cosa che ho capito quando me l'hanno proposto è che secondo me nessuno lo voleva fare. Ecco, Perché questo volevo l'impegno dire. domenicale era È un impegno, abbastanza. però è stata una cosa bellissima, devo dire, una bellissima esperienza.
E quando ho finito, diciamo, con la mia rubrica, avevo tutti questi piccoli racconti della messa. Io raccontavo la messa, però un po' con il mio stile, quindi non solo l'omelia, ma guardavo le persone. Ho cercato chiese particolari, chiese anche di periferia, dove ci fossero anche delle comunità. Ho dei sacerdoti che magari visto mi dicevano, ma quello è un po' strano, quello fa una messa particolare. Per questo ti dico anche, è stata veramente una bellissima esperienza. È quasi un trattato di antropologia questo. Sì, piccolini, cose piccoline. E mi sono ritrovata tutti questi articoletti che mi dispiaceva che andassero persi. Per cui ho ricontattato o anche contattato per la prima volta, perché a seconda di dove andavo, quindi nella chiesa dove andavo, se il parroco mi ispirava, poi ci andavo a parlare, gli dicevo guardi faccio questa cosa, perché ero nascosta in fondo, nell'ultima panca, mi vergognavo col mio quadernino. E se no, eri un po' un'imbucata in qualche modo. Sì. E quindi li ho contattati tutti e mi sono fatta raccontare delle storie. Un po' le ho cercate, ho cercato un po' di bibliografia anche su certe chiese, però le cose più belle forse sono quelle raccontate da loro, soprattutto da sacerdoti che in quelle chiese c'erano da tanti anni. E è nato questo librino che si chiama Missa Est. Con, vabbè ora mi do un attimo, siccome avete parlato di tutte queste prefazioni, con la prefazione di Eugenio Giani, che credo sia rimasto molto affezionato a questo libro, sai perché? Proprio per la presenza di chiese di periferia, chiese anche meno conosciute. Io non sono andata al Duomo, non sono andata a Santa Croce, perché mi interessavano le persone e quindi anche il rapporto. Certo. Non sono andata a San Miniato, sì, a San Miniato perché c'è Padre Gianni, quindi sono situazioni molto belle, oppure appunto dicevo dove ci sono anche comunità e di ragazzi anche. E quindi è stata una bella esperienza. La seconda è stata sugli artigiani invece, ho fatto un libro sugli artigiani di Firenze. Io sono di San Frediano, cioè non sono di San Frediano, vivo a San Frediano ormai da 12 anni, ma mi ci sento proprio bene, come se fossi nata lì. E da lì è nato il libro sugli artigiani, perché San Frediano è il rione, non bisogna dire quartiere, artigiano per eccellenza a Firenze. E poi dopo è nato questo che hai tu qua, che si chiama Sassaiola e Capirotti. Questo lo facciamo vedere. Questo è uscito nel 2018 e l'ho scritto insieme a Matteo Poggi, anche lui del Pignone, perché poi a Firenze sono tutte come qua penso, no? Queste differenze, cioè esci dalla porta, non è più San Frediano, diventa Pignone. Qua peggio, perché ci sono le strade divise a metà tra una contrada e l'altra, quindi questa è stata una cosa molto bella che ha fatto commuovere i vecchi sanfredianini, perché come vedi il sottotitolo, Sassaiola e Capirotti, è sottotitolo San Frediano prima del cool. Ecco, infatti volevo affrontare questo argomento che è assolutamente interessante. San Frediano prima del cool, perché adesso tutto l'Oltrarno è diventato cool. Sì, che è successo? Qualche anno fa uscì un articolo sulla Lonely Planet, la guida. Io lo sapevo questa cosa. Che diceva che San Frediano era il quartiere più cool del mondo. Ora, io non ti dico i commenti degli anziani sanfredianini, che non sanno nemmeno pronunciare. Sì, immagino fuori un gioco linguistico un po' curioso. Sì, ti dico solo che una volta dal mio macellaio storico, è entrato un turista e gli ha detto, ma dov'è il cool? Perché devi sapere, se tu vai di giorno in San Frediano, non è che c'è... Un quartiere normale, ci sono le botteghe. Sì, ci sono le botteghe, anche insomma, ora saranno un po' meno. La sera diventa molto vivo perché ci sono tanti ristoranti, ci sono locali, soprattutto anche verso Santo Spirito. E quindi di giorno entrò questa persona al macellaio e gli disse, scusi, ma dov'è il cool? E chiaramente lui, immaginati come gli avrà risposto, no? È stata una cosa abbastanza divertente. No, noi a Siena qua non c'è un quartiere che potremmo definire cool in questo momento. Però è curioso come un articolo su Lonely Planet possa aver scatenato in qualche modo. E com'è cambiato dopo questo? Perché adesso qui infatti dici prima del cool, quindi no, poi allora, che è successo? Prima del cool è una battuta. Sì, perché, sì, certo. Il libro nasce dall'idea nasce da un'idea di un vecchio sanfredianino che proprio non accettava questa cosa, che
perché oltretutto per gli anziani il fatto che ora sia considerato cool l'ha proprio comunque è stato un po' snaturato come quartiere. E quindi aveva voglia di raccontare come era veramente San Frediano, come loro ancora ricordano San Frediano. Perché quindi, immagino che oltre a portare un po' di turismo curioso abbia causato anche magari un po' di aumento di tutti quelli che sono i costi, e quindi chi ci vive si trova a vivere in una maniera che non era la sua, perché sì, magari prima andavi dal macellaio dove ti eri servito per 30 anni e improvvisamente scopri è diventato un macellaio cool che ha raddoppiato prezzi. Quello no, sulle botteghe. Le botteghe no, siamo ecco, questo è importante. Siamo un po' come un paese lì, diciamo io sono contenta che avevo comprato la casa prima. Ecco, perché magari ecco, i prezzi degli immobili sono lievitati. Però più che altro è la sera, sai, e più ti dico la parte dopo la porta San Frediano, perché poi anche se tu guardi il libro, San Frediano non è tutto quello che noi intendiamo adesso, anche lì c'era una divisione secondo le strade, cioè magari una piazza vicino alla strada, però quella non era San Frediano perché ci stava la gente bene. Quindi non erano considerati San Fredianini. No, come botteghe no, direi che è rimasto più o meno, è la sera più che altro, soprattutto nella parte più verso Santo Spirito dove c'è la Movida, perché la parte diciamo dalla porta poi per Borgo San Frediano sono tanti ristoranti, bistrò, ristorantini, trattorie tipiche vicino anche a ristoranti nuovi, e però è anche bello perché ti dà anche sicurezza la sera, quindi è molto tranquillo. Poi più verso invece Santo Spirito c'è più la Movida, e allora lì forse è più cool, nel senso che ci sono locali, però ecco, io San Frediano veramente lo sento ancora proprio come, io lo dico, nonostante gli anziani non sentano più tanto questa cosa, questo senso di comunità, di come era una volta, ma come era un po' credo in tutti i paesi, o come era proprio un tempo, no? Questo aiutarsi a vicenda, questo stare con le chiavi nella porta, guardare i bambini di tutti, è chiaro che oggi è diverso e sarebbe comunque diverso, però insomma è bello, è stato fotografare un pezzettino di storia che ti dico ha molto commosso soprattutto gli anziani, e l'ha fatto conoscere ai giovani. Credo che sia senz'altro un'operazione molto apprezzabile, perché riportare alle nostre radici ci aiuta a evitare di snaturarle, perché il rischio poi è quello, come dicevi tu. E poi sei passata invece ai gialli light, non sono gialli di atmosfera pesante, sono gialli molto molto, potremmo dire, divertenti in qualche modo. Io le ho definite. E qua c'è questo in punta di sangue, facciamo vedere con una bella copertina, e devo dire, questo io non l'ho letto perché lo vedo stamani mattina, parlaci del tuo modo di approcciare al giallo, poi dopo arriveremo all'ultimo. Allora, il modo di approcciare al giallo nasce da una mia passione che ho sempre avuto fin da ragazzina per i gialli, dai gialli dei ragazzi, poi Agatha Christie, Larry Queen, c'erano i gialli anche diciamo seri, ho scritto anche delle cose, io chiamavo romanzi, in realtà erano piccoli insomma racconti lunghi, piuttosto truci. Poi negli anni, quando mi è venuta l'idea di riprendere un po' questa passione per il libro giallo, l'ho messa insieme ad un'altra mia grande passione, che è lo shopping. Infatti io le definisco gialli rosa shopping, perché le mie protagoniste, che sono queste tre amiche, quindi un'ispettrice, una giornalista un po' frustrata e una pazza, sono legate da questa passione per lo shopping. Ma esistono davvero queste amiche? Allora, nella prefazione, tu l'hai visto perché sì, l'hai pubblicato, certo, te, l'ultimo libro, c'è scritto che il libro è dedicato alle mie amiche, di cui non faccio i nomi perché è sotto copertura. Che dice qualcosa questo? Sì, nasce. L'idea nasce dal sabato mattina di tre amiche in piazza Santo Spirito.
dove c'è un banchino, si può fare il nome, non so, un banchino, l'Apo Outlet, che vende capi firmati di stock, quindi a prezzi più bassi, e quindi abbiamo iniziato ormai da anni a andare a prendere il caffè nel barrettino in Piazza Santo Spirito, per poi tuffarci, proprio veramente, perché le shopping dipendenti si tuffano nel banchino, già vedendo da lontano, sai, faccio gli scatti, no, quello sta prendendo una cosa, la voglio prendere io, e poi ci sono tutte le tattiche, no, perché che poi un po' racconto anche nei libri, per appunto non farsi sfuggire il capo migliore, no? Fingere indifferenza quando uno lascia una cosa, non buttarsi subito, quindi ci sono anche delle cose che possono essere utili. E poi però c'è anche la parte, come la possiamo definire, la parte thriller, che cerco sempre comunque di sviluppare bene, nel senso che non è tirata via, ecco, diciamo, il fulcro è sempre quello. Sono i personaggi che sono buffi, sì, sono buffi, però soprattutto anche sia in Punta di Sangue che sia nel libro nuovo c'è sempre anche qualcosa un po' legato all'amicizia tra donne, alle difficoltà delle donne nel lavoro, e qualcosa anche che un pochino ti può anche commuovere nella storia, insomma, non è solo non è una risata sguaiata, ecco. Bene, proseguiremo dopo parlando di spari dall'aldilà e ci prendiamo qualche minuto per la pubblicità. Grazie. Bentrovati amici, riprendiamo dove avevamo lasciato prima. Che intanto Chico ha fatto un'osservazione, ha detto: sei andato in pubblicità con la rima. Scusa, è stato involontario, ve lo assicuro, perché esatto, ma io con sonetti, al di là di pubblicarli, non ci so fare altro. No, invece hai pronunciato un distico perfetto, naturalmente, al di là pubblicità, citando quindi il titolo del lavoro di Francesca, hai chiuso con un distico perfetto. Senti, parliamo di malattie da Covid. Dunque, a te che malattia ti ha preso quel Covid? Perché ti ha preso una malattia e ti ha portato a scrivere quanti sono? Ha detto, scusa che no, l'ho pubblicato ma non me lo ricordo. 3.444 versi endecasillabi. Questa è la malattia da Covid, secondo me. Ognuno li prende a modo suo il Covid, sì, a te ti ha preso così. Sì, okay. Sì, esatto. Terzine a rima incatenata, sullo schema naturalmente della Divina Commedia. Ma la commedia senese, ho scritto ovviamente la commedia senese, tutto quasi il nostro al di là. E c'è una prefazione illustre di Massimo Bigliorzi e una postazione altrettanto illustre di Senio Sensi, che saluto perché tanto sono sicuro che entrambi ci vedranno. Due grandi amici che ringrazio naturalmente al pari degli amici citati prima, grazie davvero perché la loro penna, come ho detto, ha impreziosito la mia opera. Che appunto è nata nel periodo del lockdown, sullo schema della Divina Commedia, quindi un inferno, purgatorio e paradiso, con i personaggi della storia di Siena. Tutto o quasi il nostro al di là, nel senso che sono in molti personaggi citati, qualcuno forse manca, vediamo se magari può essere l'occasione per un sequel, diciamo un po'. Mentre Dante aveva scelto Virgilio, io ho scelto tre guide diverse. Sono andato all'inferno con Cecco Angiolieri, in purgatorio mi sono fermato con Provenzano Salvani, e in paradiso, da senese, da ocaiolo, non potevo che intrattenermi con la nostra Santa Caterina. Ovviamente. C'è una ricerca importante in questo, in questo lavoro. Sì, in effetti, ecco, è stato sicuramente un lavoro un po' più complesso rispetto alle raccolte precedenti, rispetto alle raccolte di sonetti,
perché chiaramente la costruzione dell'opera è una costruzione diversa, anche l'apparato delle note è molto più articolato, però è stato il divertimento, cioè il plus di quest'opera, che praticamente ogni giorno era come se, questo l'ho ridetto, ma era come se i miei personaggi mi dicessero: ricordati di noi, ricordati che insomma devi portarci al traguardo di questo viaggio, devi poi qualcuno magari era curioso anche, diceva: cosa racconterai di me, cosa dirai. Senti, che descrizione. Ma allora, dei contemporanei ci ha messo qualcuno, contemporanei, insomma, persone morte da poco, ci ha messo qualcuno nell'inferno? Questa è una domanda lo so, molto attiva, che sulla quale vorrei sorvolare. Diciamo, sì, sorvolare, però capisco che sia giusto dare una risposta e ti dico di no. Ma no, convinto? Allora, passiamo al purgatorio. Ecco. Dai, passiamo al purgatorio. Lì sicuramente qualcuno ce l'ha messo. In purgatorio, sì, naturalmente in purgatorio, anche in purgatorio faccio i miei incontri, ma no, della Siena contemporanea. Sono tutti in paradiso. Molti. Sei stato tanto buono te, forse, però, perché qualcuno, secondo me, poi per carità, tu, quando sì, scompaiono certo. tutti riposi non pace, però certo. qualcuno magari, insomma, chi lo sa. Comunque anche il mio inferno è popolato, però naturalmente si deve andare a pescare nella storia di Siena per trovare i personaggi del mio inferno, però insomma, da Armenio Melari al Mangia, alla Rossellana, Margherita Marzili, alle due modelle di Caravaggio, Annuccia Bianchini e Filla dei Melandroni, insomma. Qualcuno all'inferno c'era, vedi? E poi all'inferno c'è un incontro che non poteva mancare, perché mentre Cecco stava per salutarmi e mi diceva: guarda, allora ti lascio in compagnia di un altro senese perché oltre non posso venire, mentre si risaliva praticamente verso il purgatorio, qualcuno scendeva e questo qualcuno si chiamava Dante Alighieri, il quale ci chiedeva: ma io ogni tanto vengo qui perché ne ho scritto dell'inferno e sono famoso nel mondo per il mio inferno, ma due senesi nel mio inferno, nell'inferno del quale ho parlato io, ma che ci fanno? E lì naturalmente, c'è anche Dante Alighieri. E lì naturalmente un certo Dante Alighieri e un certo Cecco Angiolieri, rispettosamente, però qualcuna se le so dette. Ecco. Senti, invece veniamo alle persone citate nel Paradiso, che sono sicuramente persone che sono nel cuore di tanti di noi che le hanno conosciute. Qualcuno, io so già dove vado a parare, ma vorrei che tu lo dicessi te. Chi ha citato in questo tuo Paradiso? Ho citato tanti amici, naturalmente oltre anche qui ai personaggi della storia senese, solo per farti qualche nome, dal conte Higi, ma per esempio, ecco, io il primo personaggio che io e Santa Caterina incontriamo è il professor Alessandro Falassi. Io volevo arrivare lì, il quale ci consegna, quasi che lui sapesse, ecco, quello che noi dovevamo e volevamo fare, ci consegna una piantina, una guida,
e ci dice guardate, poco oltre troverete questi personaggi, di là per esempio ci saranno i nostri pittori, da Duccio Boninsegna a Simone Martini fino a Giovanni Dupré, e poi con Simone Martini, la maestà di Simone Martini, incontro proprio Cesare Olmastroni, un incontro bellissimo, e Simone Martini mi dice, ma dice, io se vuoi, gli dice a Cesare Olmastroni, vacci te a spiegare la mia maestà, visto e considerato che durante il restauro la copia e la riproduzione che ne avevi l'ha fatta lui, qualcuno diceva fosse anche migliore dell'originale. Ecco, no, appunto io mi riferivo appunto alla citazione di Alessandro Falassi, che lo ricordiamo sempre, tra l'altro è stato pochi giorni fa l'anniversario della scomparsa, lo ricordo per chi non lo sa, antropologo senese che ha scritto delle pagine che hanno messo dei punti fermi sullo studio del palio, è stato il mio mentore universitario, quindi non ne posso che parlare con affetto. Francesca questa cosa non la sapeva, ma per me era un grandissimo amico, un antropologo molto famoso che oltre ad insegnare all'università per stranieri di Siena aveva ovviamente insegnato a Berkeley, quindi aveva delle frequentazioni abbastanza importanti, da Umberto Eco a in giù, mettiamo così. Nonostante questo, la sua umiltà, esatto, l'amicizia, e ci manca la sua figura, la sua affabilità, in città ci manca la sua figura, assolutamente, in un momento anche difficile come questo, assolutamente, ecco, sì. E ci dici un paio di cose più, poi faremo una nostra... Che dire, la commedia senese, così come le altre raccolte di sonetti e tutto, ma devo dire che mi ha portato tante soddisfazioni, tante attestazioni. Anche se non si è presentata ancora, perché non si è presentata, purtroppo per i problemi del Covid sono rimasti, è arrivata in un periodo, si è mai presentato in pubblico questo libro, è arrivato in un periodo difficile, un periodo difficile che ha consentito di farla nascere, però per il momento la presentazione pubblica non c'è stata, magari ci sarà occasione. Ci sono dei bellissimi disegni di Elena Harrea, che ha corredato l'inizio di ogni cantica con la sua con il suo tratto e con la sua assoluta bravura. È anche autrice della copertina, aveva illustrato anche alcuni sonetti di Così un si perde il verso, sicuramente ne sentiremo parlare. E, un'amica insegnante mi ha detto che legge alcuni passi via via a scuola. E questo naturalmente è un buon modo di far conoscere una versione alternativa della storia di Siena, e questa è una cosa che veramente, insomma, mi fa piacere, mi riempie di orgoglio, e per la quale ringrazio te, Gianluca, perché insomma mi hai dato ancora una volta fiducia, e probabilmente ecco i lettori hanno risposto. Cui noi diamo stavolta un appuntamento alla prima presentazione di persone che speriamo di riuscire a fare abbastanza presto. Davvero. Ecco, io piacere. Direi di fare una brevissima interruzione pubblicitaria per avvicinarci poi all'ultimo quarto della nostra trasmissione. Di nuovo in onda, e passiamo a Francesca Tofanari, che ci parla a questo punto della sua ultima fatica. Questo giallo light, questo un giallo chiaro, possiamo dire, che Spari dall'aldilà. Io tutte le volte vado a scrivere questo titolo, mi viene Spari nella notte, non so perché, pure lo conoscerò, però mi viene un titolo sbagliato quando vado a scriverlo da qualche parte e mi devo correggere sempre.
Cos'è questo Spari dall'aldilà? Ce lo racconti un po', senza svelare tutto, perché altrimenti poi chi può comprarlo perde il piacere della, del giallo. Attento, insomma, attenzione agli spoiler eccessivi. Però volevo dire prima una cosa, se posso. Certo. Che ho trovato la connessione tra questi due libri. Tra l'aldilà. Il suo, non solo l'aldilà. Perché lui ha detto una cosa prima, ha detto che è scritto in terzine a rime incatenate, ecco invece nel mio c'è una terzina di donne scatenate, questa la volevo dire da prima. Giusto, 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 quindi qui ci sono tre donne che si buttano in qualche modo a fare shopping compulsivo. Diciamolo. No, allora, i personaggi sono gli stessi di In punta di sangue, cambia la storia, cioè sono due storie a sé. E, però diciamo che nel primo si impara un po' a conoscerle e infatti poi nel secondo c'è anche un inizio che è scritto nelle puntate precedenti, come una, forse una serie TV. E, poi proviamo a vedere se magari si trova la strada per qualcosa. Posso fare un appello? Beh, io assicuro che questo finirà nelle mani di Luca Verdone appena lo vedo. No, sai, allora, il mio modo di scrivere è un po' teatrale, io non riesco a fare grandi descrizioni, infatti i miei libri sono piccolini alla fine, questi dico dove, a parte i saggi, quella è un'altra cosa, finché scrivo cose che mi raccontano altri è un discorso, quando devo tirare fuori anche un pochino di me, perché poi alla fine anche in un libro così buffo, diciamo, c'è sempre una parte, soprattutto c'è un personaggio, tu mi dicevi prima se i personaggi erano reali, cioè quindi se mi ero ispirata a personaggi reali o erano completamente inventati, no, al di là delle mie amiche c'è un personaggio che è quello di Olivia, la giornalista, che ha molto di me, però ecco mi riesce meglio raccontare anche in maniera divertente, cioè per me sarebbe difficilissimo scrivere una cosa romantica, una cosa d'amore mettendoci dentro delle mie esperienze, invece riesco in questo modo a tirare fuori dei lati buffi, no? Non so, Olivia è un po' ossessivo compulsiva, è una persona insicura, a volte anche un po' goffa nell'approcciarsi con le persone, ha sempre paura di sbagliare e qui il mio psicoterapeuta ti potrebbe confermare che non è proprio completamente inventato, ma ci sto lavorando, quindi vediamo se anche Olivia nel prossimo diventa un pochino più sicura. La storia, dunque, c'è un fattaccio chiaramente su cui... Se no non sarebbe un giallo. Non sarebbe un giallo. Deve indagare l'ispettrice Maria Allegra Galli. L'ispettrice Maria Allegra Galli, che è una donna in carriera, perché chiaramente ha il suo ruolo di ispettrice, lavora insieme al vice ispettore, al vice ispettore Giovanni Bonucci, agli agenti Rocco Marino e Ciro Alpi, detti Mari e Monti. Mi piace molto anche giocare con le parole, con i doppi sensi, con le citazioni anche, perché ci sono un sacco di citazioni, questi libri sono piccolini, citazioni chiaramente molto colte, che possono andare dai cartoni animati a film, poi c'è anche qualcosa di più serio, tipo per esempio la Olivia quando scrive, lo devi sapere che Olivia in Spari dall'aldilà è una sorta di donna Letizia, scrive per una rivista femminile che si chiama Donne Dududu e risponde alle lettere del cuore, ma non è sempre stato così, che si scrive da sola tra l'altro perché non li scrive nessuna, non è sempre stato così perché lei lavorava per un quotidiano locale e si occupava di arte contemporanea, artisti minori di arte contemporanea, di cui non capiva assolutamente niente. E quindi lei scriveva sempre dei bellissimi articoli, ma perché? Perché si metteva davanti al computer, bottiglia di prosecco e vai con l'arte contemporanea. Perché lei aveva fatto suo il motto di Hemingway, ovvero scrivi da ubriaco e rileggi da sobrio. Quindi sono queste, appunto, queste citazioni. In questo giallo Maria Allegra Galli insieme a Olivia, che si impiccia essenzialmente perché prima cercava lo scoop, adesso è più, gli piace comunque perché vuole scrivere anche un libro giallo e ci riuscirà, prima ci riuscirà nel prossimo. E
e Cordelia invece è un'amica pazzerella, un'amica innamorata dell'amore che si infila in sempre in delle storie strane, finita anche per diventare una stalker, si innamora di ragazzi più giovani, è una nata alla fine degli anni 60 da una figlia dei fiori, quindi ha vissuto con la nonna, è un po' sbandatella, diciamo, però simpatica, molto prosperosa, una donna molto bella e combina sempre qualche guaio. Infatti, nella copertina, tra l'altro, i disegni sono di Oliva Cordella, che è buffissima sta cosa perché noi non ci conoscevamo prima, però mette insieme quasi Olivia, lei è Oliva, ci tiene, e Cordelia. E poi quando l'abbiamo presentata al conventino a Firenze c'era anche Oliva. Olivia, anche lì che è la padrona di casa. Sì, quindi, sì, c'è un... Infatti io avevo notato questo intreccio di Olivia. E tutto comincia con il ritrovamento del cadavere di una anziana signora, la signora Panchetto, sposata della Seggiola. Gioco dei nomi è interessante. Sì, qui ci sono tantissimi giochi dei nomi. E su cui si trova appunto a indagare Maria Allegra Galli. Il fatto è che questa donna, che sembra almeno all'inizio sembra un suicidio, perché viene ritrovata con la testa riversa sulla scrivania, con la pistola, si è sparata alla tempia, e in quella stessa stanza, lì vicino al cadavere, c'è Cordelia con un mazzo di fiori e una pistola in mano. E da qui partono le indagini, che poi porteranno anche fuori Firenze, questa volta a Focecchio. Dove vive un sedicente mago che entrerà anche lui in qualche modo a far parte di queste indagini, perché poi anche il mago... Chissà, diciamo, se nel terzo c'entrerà anche Siena in qualche modo, chi lo sa? Magari la visita di oggi potrebbe ispirare anche, per il terzo è praticamente pronto, il terzo è delirante, posso dirlo, cioè l'ho riletto, perché ve l'ho scritto prima della pandemia, perché a me, a differenza di Francesco, la pandemia... Risobbia però quando l'ha scritto. Sì, oddio, a me il prosecchino mi piace comunque, cioè ora magari non proprio lì con la bottiglia, ma il bicchierino. No, mi ha creato un blocco, un po' su tutto, anche il blocco dello scrittore, per cui non sono riuscita a scrivere, avevo tutto questo tempo davanti, e la mia ancora di salvezza non sono stati i sonetti, ma è stato il divano, come dicevo prima. E quindi mi sono un po' bloccata. Ora sto ricominciando e arriverà qualcosa forse sulla tua scrivania, chissà. Bene, allora ci avviamo verso la conclusione del tempo a nostra disposizione. È stata una chiacchierata molto piacevole con due amici autori che in modo diverso hanno vissuto la pandemia, una sul divano, una scrivendo sonetti, poi però è venuto fuori un giallo e una raccolta di sonetti legati alla Divina Commedia, c'è un intreccio perché Firenze, Siena, Dante, Cecco Angiolieri, c'è stato un po' di tutto sul tavolo della mattinata, e devo dire è stata una cosa abbastanza divertente. Io a questo punto ringrazio Francesca Tofanari, perché si è anche ovviamente fatta un ottimo viaggio Firenze-Siena, che quando mi ha chiamato ha detto: ma posso prendere il treno? Ho detto: se vuoi un'esperienza da Far West, sì, forse è meglio l'autobus, perché i tempi del nostro trenino sono quelli appunto del vecchio Far West. E quindi la ringrazio per essere venuta qua da noi ospite, ringrazio Checco, che ha fatto ben 100 metri dal suo ufficio, da cui ha preso un permesso naturalmente, perché lavora a 100 metri da qua, sì, quindi lui non ha fatto, la trasferta è stata breve. Sì. Io vi ringrazio entrambi, perché con il vostro lavoro date da leggere e da divertirsi un po' a tutti, in una forma o nell'altra. Grazie. Ringrazio a te, Luca, ovviamente delle possibilità, naturalmente delle opportunità che ci offri, e grazie. Non abbiamo citato una cosa, però non abbiamo citato gli amici di Montprescient, perché prima che stasera mi telefonino e mi maltrattino, giustamente, perché il libro di Francesca è una coedizione tra Betti Editrice e Libri di Montprescient, che è l'associazione culturale che vede impegnati amici che sono stati ospiti qua da noi, da Paolo Ciampi, Massimiliano Scudeletti, Arnaldo Melloni, che fanno un po' da talent scout in qualche modo per la ricerca degli autori
e non soltanto fiorentini, ma sparsi per tutto il bel paese, e che poi vedono la luce in un libro in cui io sono l'editore, di una sorta di grande collana all'interno delle pubblicazioni che facciamo. Io vi ringrazio. Sono da ringraziare perché fanno anche te, Luca, perché per me è stato un passo avanti, questo è un bel passo avanti. È stato un piacere e meritato, e chissà, appunto, vediamo se riusciamo a farlo sbarcare da qualche parte sul grande schermo o sul piccolo. Noi non ci proviamo problemi di... Ormai un attore ce l'ho, sì, esatto. Il vice commissario, il vice ispettore. Faccio il vice ispettore, sì. Va bene, una promessa questa. Grazie a tutti voi per essere stati con noi questa mattina, ci vediamo la prossima settimana e buona serata a tutti.